Tulla è decentrata, quindi in realtà non ha una sede, perché siamo tre fondatrici che abitano in tre luoghi diversi. Io a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, Carolina Oro a Marciano, Soci, anche qui in provincia d'Arezzo, nel Casentino, e Camilla Gianoli invece in provincia di Perugia. E l'idea era proprio quella di far nascere un network decentrato che poi potesse un po' spargersi a macchia d'olio. E questa attività si basa principalmente sulla facilitazione dell'imprenditoria sociale innovativa attraverso il metodo della biomimesi, quindi l'arte di ispirarsi alla natura. A questa attività si aggiungono tanti altri servizi che noi offriamo alle persone, che hanno a che fare con le altre nostre competenze professionali. Nel mio caso applico anche il mio background in psicologia e biodanza come metodi di facilitazione per questo tipo di percorso imprenditoriale. Senza sazietà. E se finisce il mondo. Quello che noi vogliamo fare con Betulla è creare un network e unire più persone proprio. All'inizio stiamo sognando in piccolo, quindi quello che noi sogniamo è nel circondario dei nostri territori, rispettivi territori. Pian pianino però vogliamo appunto che tutto questo si amplifichi e quindi iniziamo a vederlo anche in tutto il territorio italiano, cercare di fare proprio la cassa di risonanza per progetti simili o comunque persone che stanno cercando quello che noi appunto proponiamo, in modo tale che possano portarlo nella loro regione. Quello a cui noi ci siamo ispirate sono tutti i vari principi della natura sostanzialmente, e in special modo la resilienza, che penso che appunto ci sia una delle caratteristiche fondamentali per affrontare il cambiamento. Betulla è una delle piante più resilienti, capaci di vivere in qualsiasi, cioè in vari tipi di habitat, molto robusta, è una pianta pioniera. E poi rappresenta il femminile per eccellenza. Per gli sciamani e alcuni riti era proprio il simbolo del sogno, della realizzazione dei sogni, e poi legato proprio alla fertilità del femminile. Quindi anche qua, sotto il punto di vista sciamanico, è fertilità intesa dare nascita comunque a dei bambini spirituali, quindi ai tuoi progetti. La biomimesi è il nostro cavallo di battaglia, diciamo, perché noi appunto cerchiamo proprio di essere olistiche, anche se questa forse è una parola molto gettonata, nel senso che cerchiamo proprio di unire soprattutto la parte spirituale con la parte materiale. Non dobbiamo dimenticarci che noi siamo ospiti di un pianeta, il pianeta Terra, e la biomimesi è proprio l'arte di emulare la natura, quindi imparare dalla natura, vedere quali sono le strategie che la natura mette in atto e riportarle all'interno o dell'organizzazione. Quindi proprio per modificare l'organizzazione di una struttura o di un'azienda, o come ispirazione per una startup, oppure come ispirazione per la produzione di un prodotto, in modo tale che tutto sia all'interno dell'ottimizzazione e non più della massimizzazione, all'interno di un ciclo chiuso di proprio riciclaggio, perché in natura sappiamo che niente è rifiuto alla fine, all'interno appunto della resilienza, all'interno del minimo sforzo e del massimo rendimento. Quindi cercare proprio di far diventare circolare tutto quello che in realtà fino adesso è lineare, quindi non c'è più struttura gerarchica, ma c'è un qualche cosa invece che siamo tutti parte di un disegno. Una delle peculiarità della biomimesi e di quello che noi proponiamo è che la forma si adatta alla funzione.
Quindi noi stiamo iniziando a proporre la nostra funzione e noi stessi siamo comunque una startup che si ispira alla biomimesi, a tutto questo processo. L'Italia che cambia per me è proprio, è il momento, possiamo chiamarlo critico, che stiamo vivendo adesso, che è veramente il cambiamento, e il cambiamento che poi in realtà è la terra che sta avendo, quindi è un cambiamento proprio di vibrazione. E l'Italia che cambia per me è questo, quindi vuol dire proprio lasciare andare veramente tutti i vecchi modelli, e per me vecchi modelli significa anche quelli di stare troppo nella testa e troppo nel ragionamento, e imparare proprio a fidarsi di più di quello che si sente e di percezioni anche sottili, e diventare, mi viene da dire, anche proprio più leggeri, quindi lasciare andare tutta una serie di meccanismi che rallentano e che ti fanno impantanare. Sarà l'inizio vero di un'era d'amore e musica.